Eccoci ritornati ragazzi su un nuovo video su The Sims 3 seconda stagione. Ok, quest'oggi il nostro team si è appena svegliato, abbiamo appena riparato quel cesso di vasca che abbiamo e ci siamo diretti vicino alla postazione scientifica. Se ricordate bene, noi dovremo sviluppare molto questa abilità, almeno a livello 10 alla fine. Ho detto al nostro team: fai una ricerca scientifica, ed è ciò che farà. Non so come la farà e se la farà, ma l'importante è che stia qui vicino al momento. Intanto il nostro pezzo di terreno è pieno di zombie, non di Minecraft, ma perché questi qua sono più scemi. Infatti sono anche ciccioni, capelli lunghi e fanno ok, a noi non ci interessa. Poi abbiamo lei che è molto brutta, è molto strevesa, Priscilla, fa prima sbadiglia e poi come ben vedete. Sì, è brutta, è un occhio storto. Adesso sbadiglia e adesso fa la zombie. Zombie! Sbadiglio! Zombie? No. Che cacchio? Zombie? Ok. Sbadiglio? No, ho detto sbadiglio, non ho detto zombie. Sbadiglio? Muoviti? No, che cacchio stai facendo? Sì, vabbè. Sei scemo. Questa è la cosa che tutti sappiamo. Andiamo a vedere un po' qui che si dice. Sì, vai, continua la ricerca scientifica. Vai. No, ma vai, fino alle 19:30. Divertiti vicino alla postazione scientifica. Sta di sicuro interessante. Ah, intanto la nostra mogliettina era andata a riposare, vero? Sì, sta riposando. Però ha bisogno anche di mangiare. Diciamo non questo schifo perché mi fa rivolta allo stomaco. Lo buttiamo qui, cuciniamo qualcosa, facciamo prima la colazione, frittelline in questo cesso di cucina che abbiamo. Ancora per poco lo avremo. Tanto svegliati, perché poi divertimento come lo faremo? Scriverai sicuramente, magari facciamo chat con qualcuno, videogioca, gioco skate. Ragazzi, gentilmente nei sotto i commenti non mi scrivete. Triton, ma lo sai che per soddisfare i bisogni c'è questo trucco bububu, per i soldi c'è questo altro trucco bababa? Ok, io i trucchi li conosco, ma non li uso perché questa è una serie. Perché sennò che ci gioco a fare se uso i trucchi poi? Grazie. Ok, Valentina ha bisogno di socialità. Chi ti darà la socialità se non mamma? Ok, Papino è un po' assente, però Papino ti vuole tanto bene. Gioca, stringi. Il problema è che mamma non fa un cacchio, non lavora e non fa niente, mentre Papino è un uomo che lavora assai molto. Infatti, come vedete, adesso andrà a lavorare fra circa 2 ore. Puoi già andare? Ok. Abbiamo bisogno della maggiore cioè dobbiamo avere più promozioni possibili. Dobbiamo veramente fare molto. Ok, intanto noi ci dirigiamo già al lavoro in anticipo rispetto all'orario che dovremmo fare sempre. Così dimostreremo come siamo bravi. Lavoreremo sodo, certo. Poi tu non fai un cacchio dalla mattina alla sera, vero? Che cacchio fai tu dalla mattina alla sera? Non fai niente. Ok, già che l'abbiamo svegliata, perché non la facciamo anche mangiare, vero? Ok, stai ferma, fammi prendere la mira. Ok, dai il biberon. Intanto sta per iniziare un Simfest presso il parco delle esibizioni. Non ci interessa. Ok, vediamo. Stringere Valentina. Questo vale? La sta stringendo. Ok, ottimo. Wow, giusto in tempo. Andiamo con il biberon. Rimattia di nuovo nel... fra 5 secondi si rilamenta di nuovo. Io lo so. Cosa è successo? Perché piangi? Dai. Mi metto, tanto mo fa la cacca, la pipì.
Intanto vediamo un po'. Tra gli obiettivi abbiamo raggiungere il livello 4 dell'abilità di scrittura, ricevere un massaggio. Ok, facciamo questo obiettivo. Dovremmo andare al centro estetico, cosa che difficilmente faccio. Ok, vediamo un po'. Ricevi un'abbronzatura spray, ma neanche per carire, cioè proprio no. Trattamenti per il corpo. Fai applicare una maschera di alghe. Wow. Ok, noi abbiamo detto invece farci fare un massaggio. Possiamo farci fare anche i tatuaggi. Come facciamo? Massaggio shiatsu breve, massaggio svedese rilassante o massaggio profondo? Ok, tu sei una donna che ama spendere i soldi di tuo marito, vero? Dì la verità. Fai con la testa, sì. Quindi ti andresti per forza a fare quello profondo, perché costa 500 simoleon. Va bene, tuo marito te lo consente finché non ti caccerà via perché si è scocciato di te, mentre lui sfacchina come che è un ricompositore genetico, ricombinatore, che cocchio è. Comunque va bene. Ok, intanto chiamiamo naturalmente la babysitter, altri soldi da spendere. Come sei una cattiva moglie. Moglie, madre, cattivissima. Vatti a fare il massaggio. Spendi tutti i soldi di tuo marito. Non guadagni niente. Cioè no, lei fa scrittura effettivamente, quindi guadagna qualcosa. Però scrocca da noi, perché noi guadagniamo di più. Portiamo la maggior parte dei soldini. Va bene. Perché tuo marito ti ama solo per questo. Per questo ti permette tutto questo lusso. Cioè la casa non è un lusso, però la faremo diventare nel tempo. Tanto lei si fa il dolce massaggino. Il nostro Sim lavorerà ancora duramente per un po' di tempo. Vediamo intanto se arriva dalla babysitter. Dov'è la babysitter? Bello. Entra un po' dentro, dai. Vedi che puzzo. Quindi, puliscimi. Muoviti. Ah, il babysitter. Maschietto. Oh, muoviti. Intanto, Rene, quando donna, non deve fare un cacchio. Deve soltanto fare questo massaggio che altre 2 ore. Wow, cioè, non ho capito perché costa 500 simoleon. Comunque, quando tornerà, tornerà sicuramente a scrivere il suo romanzo drammatico. Il nostro Sim, quando torna, invece, avrà bisogno di assolutamente di igiene. Quindi si andrà a fare un bel bagno. Intanto vediamo un po' la carriera e sta migliorando a breve, poco poco, perché manchiamo di manualità e pesca. Io direi di fare un po' di aggiornamenti in casa per aumentare la nostra manualità. Tanto Valentina com'è? Ti stai divertendo col babysitter? Certo è un po' brutto, però diciamo che può essere bello. Questa è la mia bimba. Stai fermo. Sono geloso. Ok, andiamo a vedere un po' Rain. Cosa sta facendo? Naturalmente ancora con il suo dolce massaggio. Si sta divertendo al centro estetico. Che scrocca tutti i nostri soldini. Un massaggio 500 simoleon. Dove si è visto un massaggio così costoso? Mamma mia. Comunque, mentre naturalmente, cioè, cosa ha tolto? Un'ora di lavoro. Un'ora di lavoro buttato per cosa? Per un massaggio. È un lavoro molto decente. Comunque, andiamo avanti a più non posso. Dobbiamo guadagnare sempre tantissimi soldi. Questo è il nostro obiettivo. Ok, andiamo avanti. Tanto lei ha finito finalmente il massaggio. Vediamo un po'. Rilassamento più 75 d'umore. Abbiamo capito. Veramente un più 75 fatto per bene. Tanto adesso continuerai a scrivere. Dovrai diventare una scrittrice veramente d'oro. Dovrai recuperare tutti i soldi spesi. Tanto il nostro Sim continua. Fai esperimenti individuali. Sfacchina. Intanto, pesci, robot e altri marchingegni. Seleziona, tieni la presentazione al municipio prima della scadenza del tempo. Per cosa? Per avere un aumento. Ok. Non fa mai male avere un aumento.
Tieni la presentazione. Ah, solo dalle 15 alle 18. Ok. Prima o poi potremo farlo. Intanto sta andando bene il nostro libro. 33 di che abbiamo incassato lì. 2500 simoleon guadagnato il nostro sim. Ottimo, direi. Intanto che stai facendo? Stai già a casa? Ottimo. Fai, lavati un po'. Dai, che hai da fare molte cose. Rain, cosa fai tu? Invece stai scrivendo, prego. Scrivi tantissimo, che è molto importante. Poi ti vai a fare la pupù. Noi ci dobbiamo muovere, dobbiamo armeggiare. Intanto la scadenza quanto è, giusto per sapere? Ah, venerdì. Ok, possiamo evitare oggi. Vuoi qualche obiettivo? Hai raggiunto il livello 4. Sei diventata più brava di quello che già eri prima. Diciamo, dobbiamo essere felici di te. Ok, metti tu là dentro. E gentilmente continua ancora a scrivere, dai. La nostra bimba sta più o meno bene, quindi non ci sono problemi. Il nostro sim, come vedete, se la dà veramente dentro per migliorare il tutto. Dai. Ma cosa abbiamo messo? Autopulente. Così non vedremo più questo schifo. Cioè, dovrebbe essere bianco. Però io vedo nero. Si è stancato. Bisogna di dormire. Ho lavorato veramente tantissimo. Cambia il pannolino sporco. Fai il bravo paparino. Mamma mia, com'è bravo. E intanto, naturalmente, ora se ne va a dormire perché è troppo stanco. La nostra Simmy, invece, cosa sta facendo? Si va a fare la sua bella doccia. Aumenta pure il divertimento. Cosa fai per divertirti durante la doccia? Il bagno. Comunque, avrà bisogno di mangiare. Quindi facciamo, prepara cena, una insalata d'autunno. E poi tutti a ninna. Vero? Tanto è un clima veramente freddo in questi ultimi giorni di gioco. Dobbiamo, fra poco vedremo il festival invernale, dovremo andare perché verrà Natale. Vediamo, sta dormendo ancora. La nostra bimba avrà bisogno di socialità. Speriamo che non si sveglia. Stai dormendo, non hai bisogno di socializzare mentre dormi. Dormi e basta. Comunque, io direi che per quest'altro video è tutto. Vediamo un po' qui che dicono. Prendi in braccio Valentina. Vabbè, lo dovremmo per forza fare. Tu non puoi fare niente. Falco, cosa vuole? Stringere Valentina. Più avanti. Trovare dei semi. Anche questo lo faremo. Ragazzi, per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo. Arrivederci.